che i ghiacciai delle Dolomiti siano in ritiro dal 1985 più o meno, lo sappiamo tutti, sia la Marmolada in cui ci troviamo di fronte, sia l'Antelao, il Sorapis, il Cristallo o quant'altri, insomma. L'importante è continuare il monitoraggio dei ghiacciai anche con metodi tradizionali come stiamo facendo oggi, anche se la tecnologia da satellite sono importanti e ci danno risposte di origine diversa. Essere a terra e guardare il ghiacciaio calpestando le rocce che una volta erano coperte da neve e ghiaccio ha la sua importanza sia dal punto di vista numerico, scientifico, che storico, che anche culturale. L'agenzia fa un monitoraggio ambientale di quello che succede come parametri della neve, un inverno molto nevoso, dell'aria, estate mite, per dare una risposta al mondo scientifico, accademico, ma per dare anche la giusta e corretta informazione al pubblico che osserva questi ghiacciai che stanno arretrando, stanno diventando sempre più piccoli, siano inevitabili di un qualcosa che sta mutando nel nostro ambiente.